è la festa delle mamme. 8 maggio. E mentre porgiamo l'augurio a tutte le mamme, ricordiamo la mamma celeste, la mamma di tutti noi, mamma, diciamo, integrale, cioè Maria è totalmente madre, madre con la mente, col cuore, con il corpo del suo figlio Gesù, e madre per Gesù e in Gesù di tutti noi. Per cui se c'è una madre che assorbe tutto il titolo di madre in tutta la dimensione materna, è Maria, la madre dei viventi, la madre dell'universo, la madre nostra nel mistico corpo di Cristo, la madre della Chiesa. Ecco perché oggi facciamo festa a Maria in questo primo sabato che celebriamo, il sabato della Madonna del mese di maggio, che nel mondo civile viene dedicato questo 8 maggio alle mamme terrene. Questa nostra mamma, nell'ultimo messaggio che ha dato a Međugorje, il 25 scorso, ha parlato della conversione e ha parlato del cuore, la preghiera del cuore. Questa mattina noi vogliamo visitare il nostro cuore, guardare il cuore di Maria, nostra madre, e il cuore nostro, perché il nostro cuore deve assomigliare a quello della madre e perché dobbiamo ripetere in noi gli stessi sentimenti del cuore di nostra madre per essere degni figli della mamma. Subito ci accorgiamo della differenza enorme, abissale, che passa tra il cuore di Maria, tutto di Dio, tutto degli uomini, il cuore invasato di luce, di amore, di perdono, il cuore preso dall'amore di tutti gli uomini, il cuore purissimo, il cuore che è il centro qui sulla terra dell'amore, dove Dio risiede, e il cuore di Maria che riposa nel grembo della Trinità. E il nostro cuore, povero, misero, invasato da tante passioni, ma il nostro cuore è il cuore dei figli di Dio. Ed ecco la Madonna che ci esorta a purificare il cuore e a rendere il nostro cuore simile al suo. Questa mattina vogliamo centrare la purificazione da tutti i sentimenti di astio, di rancore, da tutti i giudizi e pregiudizi che abbiamo come sentimenti dentro il nostro cuore contro il nostro prossimo. Chiediamo alla Madonna la luce dello Spirito Santo per scendere nel nostro cuore e per mettere a nudo nel nostro cuore tutto ciò che inquina il cuore, avendo davanti ai nostri occhi il testo di Marco 7, dove Gesù parla delle tendenze, delle nefandezze che si nascondono nel cuore dell'uomo, e invita i farisei che cercavano di abbellire l'esterno della loro religione, li invitava a guardare al cuore, perché non è tanto importante bere in un bicchiere lavato o mangiare il pane con
le mani lavate quanto guardare al cuore, perché è dal cuore che nasce il male e nasce il bene, e l'uomo vale quanto vale il suo cuore. E allora chiediamo la luce allo Spirito, perché possiamo scendere insieme con Maria nostra madre nel cuore nostro e consentire a nostra madre di additare dentro il nostro cuore quei sentimenti che urtano contro la vita nostra cristiana, che non sono i sentimenti di un figlio di Dio. O Spirito di Dio, scendi di noi e consentici di entrare dentro il nostro cuore per vedere insieme con Maria ciò che va, ciò che non va. Signore, tu visiti il mio cuore questa mattina e Maria, tua madre e mia madre, che sta scendendo nel mio cuore e mi svela i segreti del cuore che io stesso non conosco. Ecco, dammi il tuo cuore, dice il Signore, in modo che io incida il tuo cuore e faccio uscire il veleno dell'astio, del rancore, dell'odio che tu conservi e che inquina tutta la tua vita di relazione. Io ti avevo dato l'amore e tu hai covato l'odio, il veleno contro il tuo fratello, il veleno che inquina tutta la tua vita, inquina tutti i tuoi rapporti, il veleno che è bava del serpente che tu hai ricevuto dentro il tuo cuore. E Maria, che in questo momento versa l'antidoto contro il veleno del serpente, che è l'odio, il rancore contro il fratello, tu non ti accorgi, tu celi questo rancore, celi l'odio, celi il veleno, ma il Signore fa un'incisione dentro il tuo cuore per liberare il tuo cuore dal veleno, per liberare il tuo cuore dall'odio, dal rancore verso tuo padre e tua madre, verso i tuoi fratelli, verso le tue sorelle, verso i tuoi amici che ti hanno fatto del male, contro quelli i quali ti osteggiano nel cammino della vita. Tu hai rancore, astio, vendetta, condanna. Dentro il tuo cuore covi il veleno, ma il Signore viene in questo momento e versa l'acqua pura, l'acqua dell'amore. E Maria, che ha perdonato i crocifissori del suo figlio, che ti invita a perdonare, a liberarti di questo veleno e a mettere dentro il tuo cuore l'amore che sgorga dal cuore di Cristo, l'amore che sgorga dal cuore di Maria tua madre. Signore, ti chiediamo in questo momento di aprire il cuore di ciascuno di noi, di mettere fuori tutti i veleni inquinanti, il veleno dell'odio, il veleno dell'avarizia, il veleno della lussuria, il veleno dell'inequizia. Quanti veleni dentro il mio cuore, Signore. Sono le 12 tendenze cattive di cui tu parlava nel Vangelo di Marco. Sono le 12 bestie feroci che io albergo dentro il mio cuore, di cui parlava il profeta Isaia. Signore, apri il mio cuore, fa uscire le bestie feroci, apri le tane dove si annidano tutti gli animali cattivi, apri il mio cuore
e purga il mio cuore da tutte le 12 tendenze cattive di cui tu parlavi nel Vangelo. Purifica il mio cuore, Signore, con l'amore di mia madre, con l'amore di mia madre, con la purezza di mia madre, con la santità di mia madre. O amore di mia madre, o santità di mia madre, o purezza di mia madre, entra dentro il mio cuore. Acqua dello Spirito, vieni, vieni a purificare il mio cuore, a rendere il mio cuore simile al tuo, Signore Gesù. O Maria, scendi nel mio cuore, fa sentire al mio cuore i palpiti del tuo cuore. Purifica il mio cuore, o Maria, in questo momento. Fa che quest'acqua lustrale, veicolata da te, sia come una fiamma viva dello Spirito, che penetri dentro il mio cuore e bruci tutte le miserie del mio cuore. Bruci l'odio, bruci il rancore, bruci l'astio, bruci l'ira, bruci tutte le lussurie, bruci tutte le superbie, bruci tutte le iniquità che sono dentro il mio cuore. O Maria, oggi è la tua festa, rendi il mio cuore simile al tuo, rendolo buono, puro, santo, rendi il mio cuore vicino al tuo cuore, nell'amare Dio. O Maria, in questo momento, questa è la grazia che noi ti chiediamo. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che nel battesimo ci hai comunicato la tua stessa vita, fa che i tuoi figli, rinati dalla speranza dell'immortalità, giungano con il tuo aiuto alla pienezza della gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il mio bambino è esultato di gioia nel grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Maria va a visitare Elisabetta. Entra nella casa di Elisabetta
e porta la gioia, porta la lode, porta la vita. Fratello, sorella, che ascolti, tu sei nella montagna di Giuda. Maria sale in montagna e vuole entrare nella tua casa e vuole portare nella tua casa Gesù che porta nel suo grembo. Viene a visitarti tua madre che è la madre della vita, ti vuole portare Gesù. Hai bisogno di Lui e con Gesù ti vuole portare la gioia. Con Gesù ti vuole portare la lode, con Gesù ti vuole portare la vita. Non chiudere la porta, tu che siedi sul colle, tu che come Elisabetta ti sei allontanata dalla tua città e sei salita in montagna, ti sei arroccata in montagna, ad Ain, Cain, whatever. Apri le porte a Maria. Maria è tua madre. Essa viene a portarti Gesù. Prima di portarti Gesù o di darti Gesù, essa col suo sguardo luminoso illumina la tua casa con un raggio del suo cuore, un raggio di amore. Apri i tuoi occhi, apri il tuo cuore, ti fa sussultare, perché Maria viene nello Spirito Santo e al suo ingresso lo Spirito Santo che è lei si irradia su di te. Apri i tuoi occhi, apri il tuo cuore, perché tu riconosca che è colei che viene a te e tua madre. Riconosca perché tua madre vieni a te. Lo Spirito Santo che in Maria illumina Elisabetta, che riconosce in quella sua nipote, in quella fanciulla così giubilante, leggera, riconosce la madre del Creatore, del suo Signore, e l'accoglie, apre le porte della sua casa, le porte del suo cuore, apri il suo grembo, tanto che il bambino comincia a saltare nel grembo di Elisabetta. Chi sono io che la madre del mio Signore venga a me? Nella luce dello Spirito Elisabetta riconosce Maria, madre di Cristo, portatrice di salvezza. Fratelli o sorella, questa mattina tua madre è ad Hebron o a Ain Karim e vuole entrare in casa tua. Apri la porta del tuo cuore. Maria vuole entrare. E al primo ingresso illumina con la sua luce la tua casa, la tua mente,
il tuo cuore in modo che tu riconosca chi è Maria, tua madre. Riconosca che è la madre della vita, la madre del Salvatore, la madre che ti porta, Gesù, salvezza tua, hai bisogno di Gesù, ne ha bisogno quel bambino che tu porti in grembo, quel bambino che è la vita nuova che Dio ha posto dentro di te. Quel bambino che dovrà sbocciare da te è il bambino della nuova vita, ha bisogno di Gesù. Tu hai bisogno del tuo Salvatore, accogli Maria, fratello o sorella, che entra questa mattina a casa tua, la madre di Cristo, la madre tua, la salvatrice, colei che ti porta la salvezza nel grembo, colei che fa esultare di gioia nell'intimo, colei che dà una vita alla tua vita, che vuole innestare la vita di Gesù nella vita tua che porti nel grembo. Prostrati davanti a Maria, come si prostrò Elisabetta, la vecchia Elisabetta, che portava la novità. La tua vita vecchia si prostri davanti a Maria e la vita nuova che tu vecchia porti sussulterà, sarà santificata, sarà riempita di vita nuova, della vera vita, sarà riempita di Gesù. Maria ti porta Gesù. Fratello o sorella, hai bisogno di Lui, hai bisogno di Lui, hai bisogno di Gesù, perché Gesù è la tua salvezza ed esulta questa mattina come esultò Giovanni nel grembo di Maria, come esultò Elisabetta. La gioia invade il tuo cuore questa mattina perché tua madre ti porta Gesù, ti porta la salvezza, ti porta la gioia, ti porta la lode, ti porta il canto, ti porta la vita, ti porta l'eternità. Venga a fare scaturire la gioia, venga a fare scaturire una nuova vita per te. Da ora in poi tu sarai un'altra persona. Fratello o sorella, io non mi dilungo, è stato sufficiente accennare a questo mistero, ma lascio a voi così lo spazio per accogliere Maria, per prostrarvi davanti a Maria e per ricevere da lei Cristo Signore, perché si innesti in quel bambino che è dentro di voi la vita vostra, perché sia ricolmata della santità di Gesù, sia rinnovata in Gesù nostro Salvatore, e così noi possiamo camminare nella vita lodando il Signore, benedicendo il Signore e purificandoci da tutti i nostri peccati. Giovanni nel grembo di sua madre fu purificato dal peccato, fu confermato in grazia. Avviene una purificazione nel grembo di Elisabetta, viene liberato il peccato che era in Giovanni. Fratello, sorella, in te c'è il peccato e Maria viene a liberarti attraverso Gesù dal peccato che porti nel grembo. Viene a liberarti e darti la grazia della vita nuova. Giovanni è un bambino che adesso è stato lavato dal peccato, è stato riempito di grazia alla vita
di Dio dentro di sé. Ecco il portento della visita di Maria questa mattina. Tu sei liberato dal peccato, tu sei purificato, fratello o sorella, sei purificata, sei purificato, e la vita nuova, la vita del Cristo si innesti in te, perché tu sei santificato dalla presenza meravigliosa di Gesù portato da Maria. Maria resta in casa di Elisabetta per 3 mesi. Non è una visita fugace quella di Maria. Resta nella casa di Elisabetta finché non nasca Giovanni. Resta 3 mesi, Padre, Figlio, Spirito Santo. 3 mesi, perché vuole assistere alla nascita effettiva di Giovanni. Maria resterà con te 3 mesi. Non è una visita così fugace quella di Maria. Accoglile in casa tua, falla restare in casa tua, fratello o sorella. Fa restare Maria in casa tua. Essa, cosa fece nella casa di Elisabetta? Servì Elisabetta. Si mise a servizio di Elisabetta, anticipando il servizio che Gesù fece ai suoi discepoli, quando lavò loro i piedi, quando si mise a servizio di loro, anticipando il servizio che Cristo farà agli uomini, farà a tutti noi, perché Cristo è al nostro servizio, perché noi diventiamo in Lui figli di Dio. Maria resta in casa di Elisabetta per servire Elisabetta, per servire Giovanni, che si apprestava ad uscire dal grembo di Elisabetta, per benedire Giovanni, per prenderlo sulle braccia e avviarlo alla vita. Fratello, sorella, Maria resterà con te, accogliere in casa tua. Essa si metterà a tuo servizio. Tu avrai bisogno di Maria. Tutti noi abbiamo bisogno di Maria, della custodia di Maria, del servizio di Maria, del sorriso di Maria, della bellezza di Maria, della presenza di Maria, del profumo di Maria, delle mani di Maria. Abbiamo tutti bisogno. Accogliamo Maria questa mattina e lasciamo che essa resti in casa nostra. Resti in casa nostra e resti con noi 3 mesi, cioè finché non nasca il bambino a vita nuova, finché non nasca Giovanni, finché non nasca la vita definitivamente. Manteniamola in casa per tutto il tempo della nostra vita, nel grembo della Chiesa, finché non lo lasciamo all'eternità. Maria ci servirà, Maria ci costruirà, Maria ci purificherà, Maria ci illuminerà, Maria sarà la causa della nostra letizia, della nostra gioia. Con l'assistenza di Maria noi potremo sicuramente nascere al cielo. Fratello o sorella, questa parola è per te. Amen. Elisabetta, quando entrò Maria, il canto fiorì sulla bocca di Elisabetta, beata colei che ha creduto. Fiorì sul labbro di Maria, l'anima mia magnifica il Signore. Fiorirà alla nascita di Giovanni sul labbro di Zaccaria, benedetto Dio di Israele, perché ha fatto la visita al tuo corpo. Fratelli e sorelle, gli eventi del Vangelo maturano in noi, si verificano in noi, se noi viviamo il Vangelo della vita. E allora cantiamo, esultiamo in questo momento, perché Maria è entrata in casa nostra, è entrata in casa nostra. Esultiamo con Elisabetta, esultiamo con Maria, cantiamo in questo momento. Poi ci prostreremo con Maria, domanderemo per mezzo di Maria
quelle grazie che di cui più abbiamo bisogno. Questo? Facciamo quanto? Quanto? Maria, tu che questo cantiamo il Magnificat. Magnifichiamo il Signore, benediciamo il Signore. Il Signore vuole ancora lode, gioia. Non siamo abituati a gioire, non sappiamo più saltare, non sappiamo più gioire, siamo pesanti. Esaltiamo il Signore e giubiliamo dentro il nostro cuore. Cantiamo con Maria in questo momento. L'anima mia magnifica il Signore. Magnifica il Signore, anima mia, e il mio spirito. La presenza di Maria in casa ci invita a rivedere i nostri modi di vivere. Fratello, sorella, Maria è entrata in casa tua. Giovanni la ricevetti in casa, Giovanni l'Evangelista, ma già Elisabetta, che sei tu in questo momento, l'hai ricevuta in casa. Maria sta con te. E tu devi vivere con Maria e devi rivedere un po' il tuo modo di vivere. Hai Maria con te. La presenza di questa madre in casa tua influenzerà tutti i tuoi rapporti nei riguardi di Dio. Non puoi essere distratto. Hai Maria con te. Maria è tua gioia, gioia di Dio. Maria che prega, Maria l'accolta, che prega sempre. Dovrai diventare un uomo di preghiera, una donna di preghiera. Devi accompagnarti a Maria che prega in te, perché Maria è donna di preghiera. E la donna che è protesa verso Dio, che guarda Dio, a Dio con sé. Questo atteggiamento di Maria, che in continua adorazione, in continua lode, in continua gioia, deve invadere il tuo cuore, deve mutare, condizionare profondamente il tuo rapporto con Dio. Devi accompagnarti con tua madre nella lode di Dio, nella preghiera a Dio. Non puoi essere indifferente verso Dio. Hai tua madre Maria che prega in te e ti invita a pregare, ti invita a lodare, ti invita a tessere rapporti nuovi con il tuo Dio, come Maria. Maria pregava il Padre, Maria pregava quel Gesù che portava nel grembo, Maria conversava con lo Spirito Santo. E anche tu non puoi non sentire questa presenza di Maria. Devi accompagnarti con Maria nella lode a Dio, nella lode a Gesù, nella lode allo Spirito Santo. Maria, che è dentro di te, è Maria la pura, la santa, l'immacolata, e tu con Maria presente in casa tua non potrai vivere disordinatamente. Devi mettere un ordine nel tuo cuore, la purezza della mente, i pensieri santi. Devi coltivare l'umiltà del cuore, l'obbedienza al Padre, la letizia, la gioia. Ossia, la santità di Maria deve riversarsi su di te. Con Maria si deve essere santi. Il rapporto con te deve essere nuovo. Le tre concupiscenze non potranno coabitare con te e con Maria. La superbia della vita, lei l'umile. La concupiscenza della carne, lei la pura.
la concupiscenza degli occhi. Lei, la povera Maria, ti vuole influenzare, vuole che la sua vita influenzi la tua vita, ti vuole comunicare la sua obbedienza al Padre, la sua umiltà, la sua purezza virginale, il suo distacco dalle cose. Maria vuole modificare la tua vita. Maria vive con te in casa. Non puoi vivere come hai vissuto finora. Devi modificare la tua vita. Maria deve profondamente mutare il tuo modo di pensare, di sentire, di comportarti. Maria è a servizio di Elisabetta e vuole che innestare in te lo spirito del servizio, un nuovo rapporto con gli altri, un rapporto di umiltà, di amore. Non puoi più odiare il tuo prossimo, non puoi più disprezzare il tuo prossimo, giudicarlo come spesso lo giudichi. Non puoi disinteressarsi del tuo prossimo come tante volte tu ti disinteressi. Tu sei a servizio dei fratelli. Un nuovo rapporto di amore deve nascere in te, un rapporto di amore e di servizio per i tuoi fratelli, perché Maria ti comunica questo modo di essere, nuovo modo di essere. Hai Maria con te, fratello, sorella, questa parola è per te. Hai Maria con te, devi mutar vita, devi impregnarti del modo di vivere di Maria, del modo di essere, di pensare, di sentire, di vivere di tua madre. Per questo Maria è venuta in casa tua e vuole restarci 3 mesi, cioè finché nasce. Chi è colei che sale dal deserto? E cos'è che sale dal deserto come una colonna di fumo? Esalando profumo di mirra e di incenso ed ogni polvere aromatica? Ecco la lettiga di Salomone, ecco la madre che viene ai suoi figli. Ecco la Madonna entra in questo gruppo. In questo momento noi sentiamo il fruscio delle sue vesti, il profumo delle sue carni immacolate, sentiamo il profumo dello spirito che essa porta. Maria entra in mezzo a noi e ci fa sentire il profumo della sua purezza, la dolcezza del suo amore. Chi è colei che sale viene? Accogliamo Maria in mezzo a noi. Essa già incomincia a guardarci tutti con amore, incomincia a spargere grazie in mezzo a noi, grazie di consolazione. Ecco, 3 donne avranno anch'esse la maternità. E così sciolgono le catene di un carcerato. Ecco, viene toccato così il cuore di una persona, viene toccata la missa, il polmone. Ecco, Maria sale e scende in mezzo a noi e porta la grazia della vita, la grazia della liberazione, soprattutto porta in molti cuori la grazia del perdono, la grazia della gioia, la grazia che scaturisce dal profondo e riempie di pace. Ti salutiamo, Regina della Pace. Noi ti accogliamo, Maria, in questo gruppo. Tu sei la madre nostra. Alleluia. Alleluia. Alleluia.